anni di carriera nel mondo della musica e un gruppo unico nel suo genere che porta in giro per lo stivale e non solo le sue sonorità etno-pop rock, con un costante riferimento alla musica tradizionale e alla lingua sarda. Un sound inconfondibile e un marchio di fabbrica che passa attraverso i suoni delle fisarmoniche diatoniche e delle chitarre elettriche. Diversi i componenti che si sono alternati nel nucleo della band, che è sempre stata ancorata ai due fondatori, Gigi Camedda e Gino Marielli. Oggi la band è tornata al numero perfetto, il 3, con la voce del gruppo Nicola Nite. Da pochissimo è uscito il loro nuovo album, il 20° della loro carriera. Loro sono Ita Zenda e oggi qui, con noi su Yes Life, Gino Marielli ci racconta tutti i loro segreti. Ciao Gino, chi sono Ita Zenda oggi? Sono tre ragazzi sardi che hanno tantissima voglia ancora di fare musica. Il vero significato di Ita Zenda? È un pianeta lontanissimo, immaginario ma fantastico. La vostra canzone più famosa? Spunta la luna dal monte. E l'ultimissimo singolo che avete lanciato? La ricerca del tempo perduto. Ce lo fai sentire un pochino? E vado con le mie lacrime, con le mie paure, io vado dove c'è una festa, una na 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 na, va bene? Ritornate con un nuovo album dopo tanto tempo. Come lo definiresti in tre parole? Misterioso, inaspettato, divertente. Un inno alla resistenza, ma a quale resistenza? A niente, perché non abbiamo la possibilità di resistere a niente, però cerchiamo di farlo ugualmente. Siamo dei personaggi che recitano in questo bellissimo film. La musica in questo momento, un atto di coraggio? Sì, dovuto. Un nuovo album dopo 9 anni, per te più paura, emozione o soddisfazione? Soddisfazione di sicuro. Etno, pop o rock? Ormai pop, il pop è una pentola che comprende tutto. Sardo o italiano? Tutte e due. Hai fondato la band, il tuo ricordo più bello di sempre? Quando abbiamo dato il nome, dovevamo suonare e non sapevamo come chiamarci, è venuta fuori questa parola, buona la prima. E tra te, Gigi e Nicola, chi è il più permaloso? Gigi. E quello combina guai? Gigi. E se ti dico moda, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Noi tre con Checco in un ristorante di Milano che mangiamo e beviamo come assassini, divertendoci. E il tuo luogo del cuore della Sardegna? Sassari, perché ci vivo da quando ero piccolo. Una platea piena di gente o 1 milione di follower su Instagram? Una platea piena di gente. Grazie Gino, lascio un saluto ai nostri ascoltatori. Un abbraccio e un bacio a tutti da Gino Marielli, Ita Zenda e da tutta la Sardegna. E vado verso